Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, qualche settimana fa su Instagram vi avevo portato un unboxing nelle mie stories, di cui una pellicola in vetro temperato e una cover modulare che avevo acquistato per il mio OnePlus 6. E alcuni di voi mi avevano chiesto soprattutto per quanto riguarda la cover modulare. Quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito dopo la sigla. Iniziando subito da quella che è la pellicola in vetro temperato, come potete vedere la confezione è abbastanza curata e come ogni unboxing che si rispetta, all'interno della confezione, oltre che a trovare il set di due pellicole in vetro temperato, troviamo il kit di pulizia e due pannetti microfibra per pulire il display al meglio prima di applicare la pellicola. La pellicola si applica in modo abbastanza facile e veloce, ovviamente per chi ha la manualità nel fare queste cose, e una volta applicata riesce a fare la sua figura. Come potete vedere, la pellicola sui lati porta una banda nera che a me non dispiace affatto vederla e devo dire che mi piace veramente molto. E oltretutto la pellicola non è neanche molto spessa, quindi devo dire che è fatta al punto giusto e sapete quanto io ci tengo alla protezione del mio dispositivo, soprattutto per quanto riguarda il display. Quindi non posso far altro che consigliarvela. L'altra cosa di cui mi avete chiesto su Instagram riguarda soprattutto lei, ovvero la cover modulare che ho acquistato al mio OnePlus 6. Come potete vedere, la tengo applicata e devo dire mi piace veramente molto, quindi andiamo avanti e parliamo anche di lei. Nella confezione troviamo solo lei, la cover modulare divisa in tre parti: parte centrale, parte superiore e parte inferiore. La cover è costruita totalmente in plastica, antiscivolo, antigraffio e riesce a garantire anche un buon grip al dispositivo. Per installare la cover è veramente molto molto semplice, quindi basta partire dalla parte centrale della cover, inseriamo il nostro dispositivo al suo interno e possiamo scegliere di installare o prima la parte superiore o prima la parte inferiore, nulla cambia, e la possiamo applicare anche se abbiamo applicato al nostro dispositivo una pellicola di vetro, perché essa calza molto molto bene e una volta applicata, voilà, fa la sua figura. Il dispositivo si tiene veramente molto molto bene in mano, fa la sua figura e devo dire che per quanto riguarda l'utilizzo di ogni giorno, beh, sono rimasto veramente affascinato. Riusciamo ad utilizzare molto molto bene il sensore biometrico, tutti i pulsanti, e riusciamo addirittura a switchare con il pulsantino dal silenzioso fino ad attivare la suoneria del dispositivo. Come potete vedere, il pulsantino lo possiamo muovere liberamente. Sia per quanto riguarda la pellicola e sia per quanto riguarda la cover, beh, non posso fare altro che consigliarvele tutte e due, perché vi ripeto, io ci tengo molto alla protezione del mio dispositivo e come avete visto nei miei scorsi video, sia per Galaxy Note 3 e sia per il mio Nexus 5X, ho sempre acquistato cover modulari in modo che me lo proteggessero sia avanti e sia indietro. Però devo dire che per quanto riguarda OnePlus 6, davanti, beh, ho la pellicola in vetro temperato e poi sulla parte posteriore, beh, guardate quanto è bello, quanto è affascinante, beh, devo dire che fa la sua figura, quindi ve le consiglio. E se volete acquistarle, qua in basso nella descrizione vi lascio i link sia alla pellicola in vetro temperato, che ne usciranno due all'interno della confezione, e sia il link della cover modulare di C-Link, C-Link, non so come si pronuncia, ma se il produttore guarderà questo video me lo faccia sapere qua in basso nella descrizione. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso in descrizione e vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su. E se ancora non l'avete fatto, l'animazione ve lo ricorderà lei e vi ricorderà di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, chiocciolamiticosnake, link qua in basso nella descrizione, e ve lo ricordo anche l'animazione qua in basso a questo quadrato, insomma. E basta, io questo video lo chiudo qui, visto che molti mi avevate chiesto soprattutto per quanto riguarda la cover, ho voluto accontentarvi con questo video. E noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Un saluto a tutti da Mitico Snake.